Ciao bellissimi, bentornati su Clash Royale. Grax ve lo porta, anche se ho visto che molti di voi si stanno spostando su Day, stanno a giocare tutti quanti Day. Io continuo a portarvelo, però vi chiedo un like, è gratis, non costa nulla. Iscrivetevi, siamo quasi a 600 iscritti, il mio sogno è quello di arrivare a 1000 iscritti. Conto su di voi, molti di voi non sono iscritti. Attivate la campanella e codice Grax in the shop. Il baule Jolly me lo tengo. Tenetevi pronti, ragazzuoli, ancora non si sa nulla per il Royal Crandown. Appena saprò qualcosa vi dirò tutto in tempo reale. Sapete che collaboro con Supercell da 5 anni. Non vi preoccupate. Cosa facciamo oggi? Si torna a giocare, perché finalmente ho recuperato le coppe dal drop a 5.000. Sono a 6.437. Mi ha fatto droppare a 6.497. Era un classico. Non giocherò col 2.6. Voglio andare a giocare il deck di Oyasu. Con quel deck ci ha fatto 15esimo al mondo. In realtà ieri stava intorno al top 10. Ovviamente si è fermato, altri lo hanno superato. 2.5 ve l'avevo già portato, infatti ce l'ho già nei deck, solo che stavolta ce l'ho maxato. Se parte, non so quello che succederà. Volevo aprire pure le ricompense del pass. Faccio al volo una partita, poi andiamo a fare un po' d'apertura. Vi ricordo per il pass che sta per finire codice Grax. Codice Grax anche per il nuovo pass che sta per arrivare. Hit del domatore! Ovviamente, cosa succede? Tu metti la terremoto, l'avversario non... Mamma mia, raga, mi è passata tutta la vita davanti, l'ho vista tutta. L'avversario non c'ha struttura, c'ha il mini pecca. Tutti questi segnali... Diciamo che è quello che vi dico sempre, ovvero che non è il deck che vi fa fare le coppe. È ovvio che se mettete un deck a casaccio le coppe non le fate, ma se il gioco vuole farvi salire, salite. A buon intenditor, poche parole. Mo magari c'è pure la struttura, potrebbe anche avercela. No, è Sparky senza struttura. Ma clean, ma di una cleannezza. Considerate, in questo meta tutti giocano le strutture, tutti. Sono pochissimi i deck che non hanno le strutture. Mi sembra buono quel pack, il deck Sparky e pochi altri. Eppure, belli miei, che devi fare? Io metterei un Cannonau sulla destra, scheletrini a triangles. E mi devo per forza fare entrare una hit del mini pecca, non ci sono altre soluzioni. Metto un moschettiere, lui è costretto ad andare sulla parte di destra. Subito partitaccia, ma è proprio una costante. Andiamo. Potrei tirare un login predict per togliere lo shield al principe. Magari faccio qualche dannetto in più. Let's go. Doppio danno, giusto? Triplo danno, giusto? Quasi triplo danno. E mo so cavoletti amari. Perché come faccio a fermare il gigantone? Questo qua mi tocca pure farlo sfogare con uno spiritello fire. Non c'ho neanche lo spiritello ghiaccio qua. E quello è il big problems. Però lui non dovrebbe avere la furia. Non mi togliere il cannone! Fermate lì, fermate lì. Buona la zap sbagliata. Subito log. Veloce Grax! Ma come è sparato da casa tua? Ma non esiste quella hit! Non è legale quella hit! Mi dissocio totalmente. Ho fatto bene a non tirare la terremoto, perché comunque non sarei entrato. Spiritello Fire, scheletrini sotto. E andiamo a difendere. Io mi dissocio, ragazzi, vi giuro, mi dissocio. Da quello che ho visto, togli il mini pecca, comincia a buildare come se non ci fosse un domani. Tirerò probabilmente anche un log per togliere lo shield. Lui cercherà di mettere gigantone. Allora si parte. Spiritello Fire. Vado col golem del ghiaccio davanti. Cannone per spostare tutto quanto. Cerco di mettere un'altra terremoto. Un log. Qualsiasi cosa. Ferma il mini pecca. Il mini pecca, raga, è passato. Però non dovrei perdere torre a destra, credo. Ho perso torre a destra, raga. 27 di vita, che devi fare? Io vi voglio bene. Ve l'ho detto, ci sono cose che si possono fare e cose che non si possono fare. L'avrò giocata male, sicuramente sì, però datemi la consapevolezza di non avere il 100% della colpa. Bene, ci ha dato il benvenuto, ma noi siamo sul pezzo. Adesso ritorno sulla home e vado instant a prendere le ricompense. Siamo molto indietro e coi jolly non è che ci faccio più di tanto, perché mi sono maxato praticamente tutto, mi serve solo l'oro. Datemi l'oro, gigante goblin, me lo dai pure. Quindi mi stai cercando di dire che il gigante goblin è una grande carta e la devo maxare e devo provare quel deck lì perché mi ha appena battuto? Probabile, chiavi per noi, finalmente le chiavi. Si è creato il meme delle chiavi invece che le monete. Jolly, apriamo tutto, io andrei quasi fino alla trentesima. Sacco di ricompensucce. Il deck è molto buono, quello è poco ma sicuro. Però contro la Sparky non posso fare la strategia di tirare la Fireball Log e poi Fireball. Bella la provocazione con cuoricini, con gli occhi a cuoricino. Altre monete, siamo alla 21esima.
Easy apertura de pass. Ci scioperemo sicuramente anche il prossimo. Monete per noi. Baulozzo leggendaria. Non mi dare il mastino nella cimitero. La strega notturna. Buona la Nightwitch. Vai Jolly. C'è sta qualcos'altro? Baulozzi. Veleno. Token. Jolly. Mi sa raga che se fermiamo qua con le leggendarie 27. Le ultime 5 le apriamo poi con i jolly eccetera. Perché sì, ci stanno i bauli jolly. Non è che li apriamo con jolly. Cercheremo di trovare dei jolly importanti. Fatemi fare il punto della situazione. A posto. La moneta non so dove metterla. Ce la gestiamo. Aperto tutto. Let's go. Dai, non me di... A parte che ho tirato malissimo il log, perché gli tolgo lo shield ma non riesco a fermarlo. Me dai una strutturina? Qualcosina che io possa... No, vabbè, gigante royale senza struttura, raga. Non ci credo, vi giuro. Non ci credo. No, non ci credo. Non ci credo. Tutto questo perché ieri ho fatto il record e oggi... Ma dai! Ma seriamente! Due partite senza struttura! Ma non è possibile! Tutto questo perché ieri ho fatto il record. E oggi mi deve buttare giù per forza! Ma non è vero! Ma mi dissocio altamente! Altamentes! Questa è infermabile, ragazzi. È totalmente... l'ho fermata. Mamma mia, non so quello che è successo. Ok, se sparava me ne andavo. Se sparava me ne andavo. Due partite senza struttura. Stesso deck. Forse qualche carta diversa. Mi sa che non c'ha la tornado. Che c'aveva prima, mi ricordo. Io non... Vabbè. È una bella partita. Non è super counter lui, è ovvio. Però io volevo valorizzare la terremoto. Penso che questo si sia capito. Io per forza di cose devo fare una cosa del genere. Devo rallentare la sua possibilità di push e quindi il suo caricare l'elisir. C'ha la furia e quella mi dà parecchi problemi. Ma a me mi tocca difendere, raga. Io non posso ripartire. Se riparte è finita per me. È totalmente finita. Tiro un log. Tiro questo. Prova a tirare un'altra Terry. Ma quella ha targhettato la Sparky, ragazzi. È vero che mi ha fatto una hit sola, eh? Io non penso più di passare. Non posso più passare, credo. Penso sia impossibile. Butto un domatore a sinistra. Mossa disperata. Lui carica, io non posso più fare niente. Tirerò... Ah, c'ha pure il mini pecca, ottimo. Metterà, penso, il gigantone davanti. Ce l'ha messo. Che fai? So pure in ritardo, mi sono fatto togliere il cannone. Che vedevo di? Terremoto. Mi ha tolto il golem. No, mi ha tolto il golem. Non lo so, ragazzi, non lo so. C'è pure la zap. O mi invento un domatore che passa e trapassa il tutto. Non so che dirvi. Lui fa ciò che vuole. No, vabbè, mi dissocio, raga. Dai, ma non si può fare una cosa del genere. Cioè, come fai a testare un deck? Facciamo 3 su 3. Io ve voglio bene. Questo è Clash Royale. Che secondo me la butto là, eh. Voglio sapere il vostro parere, ma sapete che io non c'ho filtri. Sapete che molti mi dicono che lavoro per Supercell, eccetera. Ma il motivo per cui molti stanno a cambiare idea è perché Clash Royale lo conosciamo da tanto, no? E sappiamo come è fatto... come funziona e così via. A buon intenditor, poche parole. Questa è una bella giocata. Però porca paletta, ma fammi trovare un attimo una situazione più simpatica. Provo a vincerne una a fare le 6-4. Ma dato il golem, mi sa che pure questo non c'ha struttura. Io non ci credo. Pure questo non c'ha struttura. Come non testare un deck. Tutorial by Grax. C'ha sicuramente la fulmine 1000%. Provo a fermare i pipistrelli almeno. Questo non c'ha struttura, ci ha tornato. Incredibile, incredibile, incredibile. Devo tirare subito il log. Spiritello se non mi fa troppi danni. E lui è stra in vantaggio su di me. La cosa folle è che si può pure attivare la torre. Me ne vado a destra in modo tale che il suo boscaiolo è praticamente inutile. Non si può attivare torre. L'ha appena sprecata. Tiro gli scheletrini ma non basteranno. Mi tocca tirare pure il golem del ghiaccio.
E io non c'ho neanche la Fireball per andare a togliere la Nightwitch dietro. Mega sgherro che arriva verso di noi. Come lo fermiamo questo? Io lo lascerei pure età. Nel dubbio lo lasciamo ittare. Tiro un loghetto a sinistra, tanto... Ah, cambia pure lane! Bene! Non mi dica che mi mette il golem al ponte, c'è la fulmine. Se lo mette al ponte è palese... Cerchiamo di staccare un capello, però la strega l'ha messa male. La strega l'ha messa molto male. E allora, at this point... Vabbè, quello probabilmente è scoppiato. Peccato che mi rimangono i golemiti, ma non ci posso... Oh! Una gioia! Una gioia incredibile! Un miss. La potevo vincere solo con miss, perché se si attivava la torre centrale era persa, era finita. Ma non è detto ancora che io la vinca, perché non è sicuro. Non è assolutamente sicuro, sono senza fireball. Lui mi tirerà un altro golem al ponte. Allora io già mi preparo una soluzione del genere. Togli tutto quanto, metterò un golem del ghiaccio davanti. Cercherò di costringerlo a difendere piuttosto che a pushare con sé delisire sulla fulmine. Deve per forza difendere, esatto. Metto un altro moschettiere. Posso mettere un altro golem del ghiaccio, ma l'ho vinta palesemente perché lui... Non l'ho vinta ancora, Grax, stai calmo. Perché lui ha missato. Possiamo dire che il miss è stato praticamente fondamentale. A me qua basta fare così e l'ho vinta. GG. Regà, ho provato veramente molto molto poco, però ne faccio comunque un'altra. Siamo a 6-4, due sconfitte, una vittoria, due volte la Sparky. Cerchiamo di andare in pari? Ce la faremo? Se no è 3-1 e ci siamo visti. Subito domatore. Il deck è molto buono, però regà, devono girare i deck giusti. La primera struttura. Se è Lockbait, attenzione, sono in vantaggio. Buonissima la giocata di Grax. Se si tratta di Lockbait, con questo deck sono in vantaggio perché ho uno di Elisir in meno da sprecare rispetto al 2.6 sulla spell e posso andare a togliere velocemente la torre infernale, magari in combo con terremoto e moschettiere. Quindi sono abbastanza soddisfatto. Dovrebbe essere Lockbait, non dovrebbe già aver ciclato. Attenzione però a quello col cerbottaniere. Forse non è la Princess, è anche meglio. Barile che mi sembra lungo, vado de log e si pulisce. Golem del ghiaccio messo male, però con gli scheletrini comunque riesco a pulire e riesco anche a ripartire. Preciso, se non è la Princess è anche meglio. Bene. Finalmente una partita dove possiamo valorizzarci un minimo. Spiritello il fuoco per togliere i goblin dietro. Sì, bene, frecce inutili. Al momento tutto al bacio. Non ho il mana per togliere la torre infernale. Lo costringo a mettere qualcosa per fermare il moschettiere. La Valchiria. Cannone. Occhi al barile. Faccio entrare tutta la Valchiria. Non appena ho il mana, faccio un bel push de golem del ghiaccio, domatore e terremoto. 3, 2, 1. Potrebbe avere la spell, eh? Vai. Bellissima la Derry. Quella è tolta, domatore che scappa via. Lui deve tirare qualcosa, se no è hit. Quasi doppia hit, meravigliosa. Loggo, non è un problema. Tanto lui c'ha le frecce, se mi mette il barile io ho scheletrini e spiritello fuoco. Stiamo super coperti. 1466 Imper 2. Capito, se beccate un deck del genere, guardate quello che gli riuscite a combinare. Ok, io ho tutto per difendere. Più il log, domatore che sta a torre. State notando la differenza tra il 2.6 e questo deck contro un deck Lockbait? Cioè parliamo di una differenza atroce. Lui praticamente non può fare niente. Peccato che io qui ho messo il cannone troppo in ritardo, però il log è perfetto. Devastato. Vi ringrazio per il supporto. Mi scuso per le prime due partite, però quando ce vo non è colpa mia, anzi forse è colpa mia di aver registrato cercando di andare a fare record, ma il gioco non mi voleva far fare il record in questo momento, quindi mi accontento di un semplice recupero. Buon ordomatore, terremoto, distrutto tutto. Mi raccomando ragazzi, è un consiglio quello che vi do. Sapete che mancano circa 7 giorni alla fine della season, la prossima settimana sarà molto interessante, iscrivetevi. Campanella attiva sul mio canale
e sull'applicazione YouTube, perché se no non vi arrivano. Codice Grax in the shop. E noi ci becchiamo dopo pranzo, forse con un'alternanza dei Clash Royale. Giochiamo un po' ladder. Sto deck è buono, probabilmente lo riconfermo. Un bacio, ciao!